Interessa soprattutto sottolineare l'importanza dei preludi all'opera, che sono delle conferenze di presentazione delle opere che l'università cura con la responsabilità scientifica mia della professoressa De Luca da più di 10 anni e che sono un servizio per la città, sia per gli studenti che per gli appassionati. E questa sera per i preludi all'opera parlerà il professore Paolo Fabbri, che sta curando l'edizione critica dell'opera Il Pirata per la Casa Ricordi in collaborazione col Teatro Massimo Bellini. Questa è un'opera veramente importante perché in qualche modo rappresenta il lancio nazionale e internazionale di Bellini a suo tempo, cioè nel 1827. Fino a quel momento Bellini era stato un compositore, un siciliano allevato, diciamo così, alla scuola dei conservatori napoletani, quindi aveva fatto i suoi primi passi nella carriera da un lato nel conservatorio di Napoli, dall'altro al Teatro Maggiore di Napoli, San Carlo. Però il lancio vero e proprio che lo proietta nell'ambiente teatrale più importante d'Italia e poi anche d'Europa viene a Milano, e proprio col Pirata, un grande successo, un successo che in qualche modo è anche legato alla natura di soggetto romantico, che romanticissimo, anzi iper romantico, che questa opera ha, e dunque che cade proprio negli anni in cui c'è una rivoluzione romantica un po' in Europa, nel teatro italiano, teatro francese, per cui questo casca, diciamo così, proprio a fagiolo, insomma, nel momento giusto. È il mio primo Bellini, è il mio primo incontro con Vincenzo Bellini, con l'autore, col nostro concittadino. E ho diretto tanti Puccini, Donizetti, Mascagni, Verdi, ma non avevo mai incontrato Bellini. E l'incontro è stato al momento felicissimo, al netto dell'emozione per il debutto di questa sera e dell'apertura del Sipario, che ci vede come sempre con la paura di non aver fatto tutto. L'opera è bellissima e musicalmente fra le cose più belle che si possa ascoltare in un teatro dell'opera, ecco. Come tutte le opere della fine Settecento, inizio Ottocento, ha il problema di essere un'opera estremamente chiusa, estremamente serrata, con un costrutto musicale canoro così serrato e complesso che i cantanti sovente sono costretti a fermarsi in proscenio e a cantare guardando il direttore. Qui abbiamo cercato di invertire le cose. Il maestro Ortega è stato disponibile a darci una mano per dare una dinamica ad un costrutto musicale che di suo non vuole una dinamica, e quindi abbiamo cercato di raccontare proprio per questo i personaggi in maniera più tridimensionale, nei loro dettagli amorosi, nelle loro emozioni, nelle loro piccolezze e nella loro fragilità. Tanto più fragili questi eroi belliniani, quanto più impuntati sulle proprie posizioni. Ecco, non c'è un dialogo vero e proprio nell'opera Il Pirata. Non c'è spazio fra amore e odio, fra guerra e pace, fra Eros e Thanatos. È un'opera sui massimi sistemi. Alla fine diventa un grande dolore. Ernesto muore ucciso, Gualtiero morirà ghigliottinato, Imogene e cade a terra mentre il bambino corre ad abbracciarla. Felice Romani non ci dice di più. Noi sappiamo però che l'amore in qualche modo colpisce gli uomini, e chissà, d'amore alle volte si può impazzire e chissà, forse anche morire.
Il Pirata di Vincenzo Bellini è un'opera bellissima, penso che si trova fra le più belle del maestro catanese, anche se tutte le opere di Bellini sono belle, no? Io ho avuto l'esperienza di dirigere tanto bel canto e di Bellini ho diretto spesso Norma e i Puritani, ma devo dire che Il Pirata, che era un'opera che conoscevo ma non avevo avuto mai la fortuna di fare, è di una bellezza straordinaria, le melodie, tutto veramente difficile, dobbiamo dire, un'opera complicata, lunga, ma è veramente un gioiello, scritta da un compositore che aveva 27 anni. Questo ruolo innanzitutto è uno dei più difficili che mi sia capitato fino adesso di cantare. Mi è capitato di cantare qui La Straniera, di fare Norma, Anna Bolena anche, ma devo dire che musicalmente, tecnicamente, questo ruolo è veramente veramente complicato. Anche se è di una bellezza come tutti i ruoli bellignani che amo, per me è un grandissimo onore essere di nuovo qua. Il personaggio che interpreterò si chiama Gualtiero, è il protagonista dell'opera, il pirata. È un personaggio particolarmente complesso da eseguire perché Bellini, il compositore, lo ha scritto per un tenore che all'epoca andava molto di moda ed era particolarmente dotato, che si chiamava Rubini. Per questo tenore sono state scritte tantissime opere e sono tutte estremamente complicate. Questa, in particolar modo, è un po' strana, è scritta in maniera un po' strana perché è un po' il prototipo del tenore romantico. Però alterna delle frasi estremamente cantabili, scritte in una tessitura particolarmente acuta, e poi improvvisamente si sposta in un registro grave molto drammatico. Quindi praticamente ci vorrebbero due o tre voci per portare in fondo, diciamo, tutto il personaggio. Questa è la parte veramente molto più complicata. Dal punto di vista registico, è un personaggio molto tradizionale, è un prototipo dell'eroe romantico, ma ancora molto, molto morbido, molto, molto nostalgico anche. E Bellini proprio descrive nella sua musica questa nostalgia. Per quanto riguarda il mio personaggio, posso dire appunto che è il classico cattivo dell'opera, tipico dello schema del melodramma italiano, quindi il classico triangolo amoroso, lui, lei e l'altro, ovvero tenore, soprano e baritono. Il baritono che ama il soprano, ma che ovviamente quest'ultima lo preferisce sempre al tenore. In quest'opera il personaggio di Ernesto è rivale non solo in amore del pirata, di Gualtiero, ma è anche rivale politico, quindi vedremo in scena una donna che non proverà altro che disprezzo per quest'uomo, e ovviamente l'antico amore per il primo sarà sempre imperituro.